ragazzi, ecco qui il vostro Diablotex in sottoforma di albero di Natale. Sono molto più bello io che l'albero. Vabbè, qui c'è il mio grandissimo amico Brian. In arte Nightmare 591, sparano scialla. Scialla, vai, possiamo partire con questo unboxing di Lara Croft Temple of Osiris. Se l'ho detto è bene, se no sti cazzi, io l'inglese non lo parlo. Ricordiamo la Gold Edition. La Gold Edition, che dentro c'è il pupazzo di Lara Croft, che poi si può palpare le tette tranquillamente. Sì, le tette, sì. Infatti il gioco l'ha acquistato il mio amico Brian, ma il pupazzo lo da me, perché la notte palpo sia la mia ragazza che al collezionista. Diciamo, il collezionista, quindi ragazzi, non c'è, oggi sono molto spedito sulla cosa. Partiamo subito con l'unboxing qui, che spetterebbe farlo a lui perché il gioco è suo. Eccolo qua ragazzi, poi lo faccio vedere anche da vicino l'unboxing, non pensate subito a male. Allora, eccoci qui, no? Qua dobbiamo tirare fuori questo bel cofanetto qua di Lara Croft. Veramente è bella la scatola comunque. È vero? Bello Brian, ecco, vabbè. Vediamo un pochettino qui il pupazzo, lasciamo il pupazzo alla fine ragazzi, una mappina, vai, una mappa. Inizia a scartare la mappa intanto, una così mappa. Oh, allora ragazzi, questo qua è l'artbook che è dentro, poi tanto è inutile che lo faccio vedere adesso da qui perché la mia ragazza si è messa su altezza naturale, quindi poi da più vicino vi farò vedere un po' tutto. Vabbè, questo è l'artbook ragazzi, mi viene da ridere perché vabbè. Si legge qui, vediamo un po' se si legge. Oh, qui c'è il gioco ragazzi, bellissimo. Abbiamo un rebus qui. Un rebus, il codice per il DLC, io non so cos'è, non ve lo faccio vedere, non esiste. Ecco il rebus, non sappiamo che cos'è. Oh perfetto, uno qui scarabeo. C'è il season pass qui, sì. Qui c'è il season pass, il codice non ve lo farò vedere lo stesso. Avanti dietro. Ecco, si è imparato, c'è il mio collega qui ormai, Questo qui ragazzi è la cover avanti e dietro, qui il disco del gioco che poi vi farò vedere da vicino, quella mappa del rebus che diceva Brian, qui in arte scialla. Adesso ragazzi c'è la tette, il pezzo forte, mi sto mettendo in mente cose. Vabbè, eccolo qui, tanta roba di Lara Croft ragazzi, speriamo che si regge in piedi, è ubriaca, vediamo un po', si regge, vediamo un po'. Testone. È più grande per la prima volta ragazzi, è più grande la testa che le tette, cioè per la prima volta in Tomb Raider, in Lara Croft succede anche questo, quindi va benissimo. Un saluto ragazzi da Diablotex e da Nightmare 591, scialla a tutti ragazzi, alla prossima ragazzi. Ecco qui, come promesso al vostro Diablotex e dal mio amico Brian che è qui, questo qui è tutto la confezione della Collector, di questa Gold Edition di Tomb Raider, di Lara Croft. Qui la Nutella, il vasetto di Nutella non fa parte della confezione, quindi non è che voi andate al GameStop e pensate che vi dà anche la Nutella, Quella se l'è comprata oggi Brian e metà barattolo già se l'è fatto fuori da solo, e l'altra metà forse è mio, non so. Comunque ragazzi, questo qui è tutto il contenuto della Gold Edition. Adesso, ecco Brian, avvicinalo tu il pupazzo qui alla telecamera, che io ti dico... Andremo a vedere pezzo pezzo. Ecco qua, e ragazzi, lo so, magari voi rimanete un po' delusi perché questo pupazzo, questa action figure non ha tette come al solito, ma vabbè, ci accontentiamo per una volta e va bene così. Ora passiamo, vabbè, questo qui ragazzi è il gioco, facciamo vedere un po' da vicino, in modo tanto qui c'è la mia ragazza che è ad altezza naturale come sempre, sì. Quindi tranquilla, non ti preoccupare, ora Brian sfoglierà un po' l'artbook, lo metti un po' più così che lo sto vedendo, ecco. Vai, faccio vedere anche un po' l'artbook da vicino. Ragazzi, già qui si inizia a vedere qualcosa, ma però sempre roba di poco. Mi sbaglio a meno tette questa Lara. E infatti, secondo me è una controfigura di Lara, perché non si spiega. Avranno risparmiato un po' sul materiale, sul silicone e robe varie. Non lo so, però. Vediamo un po' qui. Molto egiziano, molto... tempo di Osiride. Alla grande, comunque l'artbook è bello ragazzi, Poi calcolando che tutta questa confezione vi costa 40 euro, 40,98 euro, il prezzo è modesto, il prezzo è molto modesto e contenuto, come è molto contenuto come le tette del personaggio, che non c'è purtroppo, sono molto contenute. Dicevamo la mappa di prima. Questa è la mappa, quindi con questo rebus, che poi non so che rebus sarà ragazzi, però magari durante il gioco lo scopriremo. Ecco qui
il cofanetto. Vai, Brian, dillo uno scialla potente durante. Uno scialla come già sai. Ecco qua. Ok, ragazzi. Ah, che poi, ragazzi, questo qui, il mio amico Brian, quello che avete visto anche in The Crew, che facciamo le cazzate, le stronzate con le macchine, quindi è lui l'artefice di tutto. L'artefice di tutto. Quindi ancora un saluto da Diablotex, da Nightmare 591, Christian e Brian. Se il personaggio qua di Lara non vi piace tanto, ragazzi, per chi lo compra, mandateli tutti a me, che poi ammucchio un personaggio, ammucchiane un altro. E ci facciamo quello che manca al personaggio, insomma, esatto. Che ci siamo capiti. Un saluto a tutti da Christian e da Brian. Al prossimo gameplay unboxing. Ciao a tutti, ragazzi.